Eccoci qua, amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti e buonasera a tutti. Allora, io vedo già che qua abbiamo la finestra che non è nel modo giusto, quindi aspettate che la adattiamo subito. Tac, ok, siamo sul pezzo, siamo pronti come al solito a dare un'occhiatina ai grafici, a dare un'occhiatina a quello che succede sul mercato, a vedere le ultime notizie del mondo delle cripto e soprattutto a farci una domanda. Si riparte? Non si riparte? Sarà finito questo benedetto ritracciamento oppure no? Questa è la domanda da 1 milione di dollari. Innanzitutto io vi pongo a voi questa domanda perché lo sapete, alla fine vi darò la mia opinione, vi dirò la mia lettura del mercato e dei grafici, ma intanto io vi chiedo cosa ne pensate? Secondo voi questo bel colpo che Bitcoin sta dando oggi, guardate che bella candela verde, può essere già leggibile come il termine del ritracciamento di quest'ultima settimana, o secondo voi sarà un famigerato dead cat bounce, dicesi anche bull trap, dicesi anche insomma falso movimento volto a illudere i poveri retail che non vedono l'ora di comprare? Io ovviamente tra poco vi dirò la mia opinione, andremo a vedere tutti i livelli chiave del grafico, andremo a vedere cosa c'è da tenere sotto controllo, vi dirò come mi sto muovendo io, che sapete ho aperto la copertura short, quindi insomma magari è anche il momento di valutare in che condizioni chiuderla. Tutto questo dopo la lettura di un paio di news, non c'è niente di particolarmente interessante, importante da dire, e ovviamente la lettura delle vostre domande. Quella è la parte bella, quella è la parte che mi gasa ancora di più. Io vedo che qua siete tutti super bullish, vi sto già leggendo, state dicendo 200k entro un anno, 100k entro 2 mesi, è finito il ritracciamento, to the moon e via. Quindi, tra poco vi dirò anche la mia opinione. Effettivamente la candela di oggi è molto molto bella, però non bisogna illudersi troppo presto. Lo sapete che il mercato è in grado di illuderci molto rapidamente e disilluderci altrettanto rapidamente, quindi attenzione. Allora, prima cosa che ormai anche questo non fa più neanche notizia più di tanto, perché il buon vecchio Michael Saylor, al posto che fare dollar cost averaging, lui fa million cost averaging, ovvero ogni quanto, settimana, giorni, un paio di giorni, non lo so, butta qualche milioncino, sa, compriamo 10 milioni di Bitcoin, 100 milioni, 20 milioni, 50 milioni, 1 miliardo ogni tanto quando gli gira bene, e oggi non ha fatto eccezione perché si è preso, si è intascato altri 15 milioni di dollari in Bitcoin con un prezzo medio in quest'ultimo acquisto di 45.000. Di fatto li ha acquistati, se non erro, ieri in tarda serata, insomma più o meno all'apertura del mercato americano, quindi l'orario dovrebbe essere più o meno quello, e questo porta il suo prezzo medio di carico di Bitcoin, se non erro, intorno ai 34-35, mi pareva di aver letto da qualche parte su Twitter, però lascio a voi l'interpretazione, insomma sicuramente se ne sta intascando parecchi. E questo nel pre-market ha anche causato un bell'incremento di prezzo dello stock dell'azione di MicroStrategy. A proposito di stock market, invece uno degli argomenti più caldi di questo periodo è l'IPO di Coinbase. Non so se avete dato un'occhiata al documento S1, che secondo me lo si trova qui in allegato da qualche parte. Ve lo volevo girare se magari non ce l'avete. In sostanza, eccolo qua. Il documento, il form S1, è un form che va sottoposto, va inviato all'SEC, alla Securities and Exchange Commission, quando, da parte di un'azienda che vuole andare pubblica, quindi vuole fare l'IPO, la vendita di azioni al grande pubblico. In questo form ci deve essere dentro tutto il suo modello di business, come funziona, che risultati ha avuto, insomma tutti quei documenti che l'SEC deve avere per valutare l'azienda, e un potenziale investitore che non conosce il business da fuori, ma è interessato ad acquistare azioni, deve conoscere, perché ovviamente un investitore vuole sapere in che cosa sta investendo, almeno dovrebbe volerlo sapere. L'IPO di Coinbase è molto particolare perché, come sapete, molte delle stocks di Coinbase sono state vendute in pre-IPO a degli istituzionali, sono state fatte diverse private sales, tant'è che l'IPO di Coinbase sta suscitando anche un po' di clamore, un po' di scalpore. Non so cosa ne pensate voi, ma molti
dicono che c'è molta manipolazione, io ve la lascio lì, non è una mia opinione, è ciò che si dice, dicono che c'è molta manipolazione in quanto si sta tentando un po' di pompare, no, il prezzo delle stocks di Coinbase affinché gli istituzionali possano vendere buona parte delle loro stocks ai retail al momento dell'IPO o subito dopo a un prezzo notevolmente maggiorato. Io ve la lascio lì, questa è una cosa che si dice, si può essere d'accordo oppure no. È sicuro che una buona parte, questo è un dato di fatto, delle stocks è stata venduta in private sale e a prezzi diversi, dal più basso al più alto. L'ultima valutazione, se non erro, era di 100 miliardi circa di capitalizzazione complessiva, con una vendita privata di stocks a un prezzo di 300 e qualcosa dollari. Non ricordo esattamente quanto, però sono curioso di vedere poi quali saranno i risultati post IPO. In ogni caso, vabbè, a parte che se vi interessa leggere il form S1 per vedere un po' di dati poi di Coinbase, insomma, ve lo condivido qua, è completamente pubblico, potete vedere quanti utenti hanno, cosa fanno, cosa non fanno, come investono, insomma, non ne parliamo oggi, se no non finiamo più. Una cosa interessante è che a pagina 68 di questo form, Coinbase dice che potrebbe raccogliere altro capitale, in maniera inizialmente un po' vaga lo dice, poi va un po' più nello specifico e dice che potrebbe addirittura erogare un token, blockchain token, che potrebbe essere legato a customer reward, loyalty programs, insomma una sorta di BNB, FTT, CRO, un token che va a insidiarsi nell'ecosistema Coinbase al fine di dare un po' di benefici, di vantaggi ai suoi utenti. E questo ha fatto un po' rizzare le orecchie, perché insomma un token di Coinbase sicuramente andrebbe ad alimentare ancora di più la FOMO, e chissà come si chiamerà, perché il ticker dello stock di Coinbase sarà Coin, e qualcuno ridendo dice sì, il token cos'è, Coin magari, non lo so, vabbè, basta, chiusa la parentesi. Poi che altro vi volevo dire? In verità niente, queste erano le due cose che volevo tirare fuori e sottoporre alla vostra attenzione prima di iniziare a leggere le vostre domande. E ora partiamo con le domande, andiamo al sodo. Allora, vi voglio vedere belli carichi, belli sul pezzo, perché c'è una price action da non perdersi, è veramente un periodo caldissimo. Ciao Luca, ti seguo da tanto e ti ringrazio per tutto quello che fai per la community, ma grazie a te. Domandone, supponiamo di avere la sfera di cristallo, è qua che ci dice che Bitcoin andrà bene e le cripto diventeranno quello che tutti vogliamo, ovvero moneta per acquistare beni e servizi. Ma è davvero quello che tutti vogliamo? Non lo so. Vabbè, secondo te, siccome si dice spesso che Bitcoin non sarà mai una cripto per appunto acquistare beni e servizi, ma ne useremo altre, lo dice la sfera di cristallo, a quel punto Bitcoin che senso avrà di esistere se nessuno effettivamente la userà per acquistare beni, ma solo per fare trading? Vorrei una tua opinione, grazie. Allora, questa è sempre una domanda calda, nel senso, Bitcoin è una currency, è di fatto una moneta, nasce come cryptocurrency, sì, la definizione è quella, e quindi ci dice il termine stesso teoricamente che si tratta di una moneta. Currency è una moneta utilizzata per definizione per acquistare, scambiarsi, cedere beni o servizi, per darci un valore. Però di fatto negli anni Bitcoin si è venuto a imporre non più tanto come currency, che teoricamente rimane un suo uso, perché se io voglio acquistare da te un bene, un servizio, tu me lo cedi e mi dici pagami in Bitcoin, io ti posso tranquillamente dare Bitcoin in cambio. Però capisci bene che non è il suo utilizzo principale al momento, per alcuni motivi. Il primo è che non è ideale strutturalmente, perché è vero che c'è il Lightning Network, anche se ancora molto sottoutilizzato, però di fatto la trasmissione, l'invio di Bitcoin è abbastanza macchinoso, lento, ok? Ci vogliono 10 minuti per validare un blocco, ci sono delle fee discretamente alte allo stato attuale, e quindi se dovesse crescere l'ecosistema Bitcoin e con esso il numero di transazioni sulla blockchain, si congestionerebbe ancora di più. E quindi capisci bene che già questo non lo fa un'ottima currency. In seconda battuta è un bene visto con una proiezione di valore crescente dai più, e pertanto non si è incentivati a spenderlo. Chiaro che uno non, se ha un bene, ok, immaginati di avere un bene di tua proprietà e tu pensi che quel bene tra 5-10 anni varrà il 100% in più, il 200% in più,
Tu lo cederesti mai per un'automobile, per un gelato, per una cena, una pizza, la famosa pizza? Non lo so, lascio a te il punto interrogativo. Una currency, una moneta, per definizione, secondo me, deve essere incentivata a essere spesa, perché altrimenti l'economia non può funzionare basandosi su una moneta per la quale non si ha l'incentivo a spenderla. Queste due caratteristiche, secondo me, fanno allo stadio attuale, poi il futuro è sconosciuto, tranne che alla sfera di cristallo, fanno di Bitcoin più un asset da detenere, quindi una sorta di riserva di valore collaterale da utilizzare per generare eventualmente una moneta. Quindi, non lo so, lo deposito a titolo di garanzia, prendo in prestito qualcosa che assomiglia di più a una moneta da restituire nel mentre io non spendo i miei bitcoin, non movimento i miei bitcoin. Ecco, quindi questo secondo me è più quello che è attualmente Bitcoin: un asset class, una riserva di valore, un collaterale. Poi in futuro, ripeto, chi lo sa? Quindi questo è ciò che dà assolutamente valore a Bitcoin, ancora di più secondo me che l'essere una moneta, perché una moneta, capisci bene che non è destinata tendenzialmente a crescere di valore e quindi sono due cose appunto in dissonanza. Ecco, questo è il mio punto di vista. Ciao, ma perché se metto in Binance il grafico Aave e imposto EMA e 200 chiusure non vedo nulla? O meglio un piccolo segmento? Non lo so, non lo so. Forse perché Aave ha avuto lo switch che all'inizio valeva, c'è stato cos'era, l'hanno diviso in 100, quindi magari c'è quello sbalzo lì. Non lo so, non saprei. Questa canzone mi tenta ad andare all'in su Bitcoin, hodl sempre. Sì, in effetti è vero, assolutamente sì. Spaventato ieri per i tuoi Ether? Ma perché? Assolutamente no. Guarda, ti dico la verità, faccio il super mega fanboy. Se c'è un periodo storico in cui mi sento bullish su Ethereum è questo. E sai perché? Adesso non voglio fare la pappardella su Ethereum anche oggi, ma ci sono alcuni aggiornamenti in arrivo che sono veramente interessanti, veramente succulenti. Allora, innanzitutto è in arrivo a marzo già Optimism, che è un layer 2 molto interessante perché molti vogliono già sviluppare lì sopra, tra cui Uniswap, tra cui altri del settore DeFi. E quello sgraverà. Sapete, il problema principale, lo sappiamo, di Ethereum sono le fee molto alte. Abbiamo Optimism che arriva, abbiamo altri layer 2 che stanno facendo enormi passi avanti e stanno venendo sempre più utilizzati. Quelli già attivi, vedi Loopring, hanno una crescita pazzesca della liquidità al loro interno. Poi c'è Matic, Polygon, insomma ce ne sono tanti altri. C'è Starkware. Ce n'è veramente tanti, se uno fa una ricerca li trova. Poi c'è l'AP1559 che dovrebbe essere implementato a luglio nel prossimo hard fork con nome in codice London di Ethereum e quello andrebbe a bruciare della supply con ogni transazione e ad abbassare le gas fee. Quindi va a prendere due piccioni con una fava. Il piccione bello grosso dell'inflazione, della enorme diluizione di Ethereum sul mercato, che sapete è uno dei suoi problemi principali, come store of value, o meglio come non store of value, in quanto supply infinita, se ne creano una marea, è vero, è la verità, attualmente è così. E seconda cosa, le fee che si vanno a ridurre. Quindi queste due cose che si stanno muovendo molto molto in fretta, secondo me, ecco, se adesso Ethereum dovesse fortunatamente cadere un po' giù di prezzo, io quasi me lo auguro, perché arraffarne qualcuno non mi dispiacerebbe affatto ai prossimi ribilanciamenti. E quindi questa è la mia visione, ovviamente. Io sono molto di parte, però ci credo molto, è un periodo che a me piace assai. Ciao Luca, mi potresti dare un'occhiata al grafico Ether Euro? Ah sì, dai, Euro. Mi metto un po' in difficoltà, in Euro, però dai, diamoci un occhio. Ether Euro, Kraken. Vediamo se ha qualche flash dump o cose del genere. Allora, il grafico Ether Euro non è bellissimo perché di fatto, un po' come Bitcoin, no, ha perso il suo primo cluster, che di fatto va a compromettere un po' la sua struttura. Ok? Vedete bene che abbiamo un andamento di questo tipo: top, dump, clusterino, dump, tac, e adesso c'è il retest. È molto simile a Bitcoin l'andamento di fatto, potrebbe quasi rispondere alle stesse ipotesi di Bitcoin. Se noi andiamo ad estendere, scusate, il cluster anche qua indietro, così, tac, notiamo quanto è ancora più rilevante. Ok? Quindi questo cluster 1350 euro, attenzione, è di fatto la resistenza che ci separa da un setup long.
eventuale. E allo stesso modo, attenzione, se viene, se c'è una forte respinta adesso, è un setup short, eh? Non è che perché devo dire solo i long perché io sono di parte. No, se qua viene fatto, se questo diventa un bearish retest, cosa assolutamente possibile, di fatto questo diventa un setup short che si può o andare subito a triggerare qua sull'intraday, su un time frame più breve del giornaliero, oppure se si vede un costrutto ovviamente di top, quindi che ne so, un doppio massimo, una W invertita, non lo so, andiamo a darci un occhio per fare qualche esempio concreto. Allora, ecco, guarda, esempio, al momento abbiamo questo primo test, tac, ok, l'abbiamo attaccato, e se per dire facciamo un po' di lateralità e poi un breakdown, questo è un primo setup short sul time frame un'ora. Allo stesso modo, se facciamo un doppio massimo, un breakdown, idem, ok? Questo è un piccolo costruttino di top da tenere eventualmente d'occhio. Questo è uno dei setup. L'altro possibile setup invece è l'attesa di andare a fare un lower low, quindi il classico lower, cioè bearish retest, lower low, setup short, molto molto easy. E questa è un po' la situazione su Ethereum che segue, ripeto, Bitcoin. È un po' meno, nel senso, Bitcoin ha due cluster, come andremo a vedere tra poco, però anche Ethereum macro, dal punto di vista macro, ha una situazione abbastanza confrontabile. Torno su Bitcoin, tatac, e torno alle vostre domande. Eccoci qua. Eccoci qua, lo sapevo. Ciao Liu, puoi analizzare il grafico di Cardano? Grazie. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, vediamolo un po' qui. Eccolo qua. Che oggi, tra l'altro, dovrebbe avere l'hard fork, giusto? È il giorno famigerato di Mary, l'aggiornamento Mary. Allora, che cosa abbiamo? Niente di nuovo in verità, perché è molto esteso, ha fatto il suo higher high di nuovo, ha fatto un breakout da tutti i livelli di resistenza e al momento si trova un po' all'interno di questo clusterino qua, ma è un po' difficile adesso posizionare degli eventuali trade a causa un po' della sua estensione, no? Volendo si potrebbe andare a individuare un entry, perché di fatto è bullish il grafico, nulla da dire in contrario, un entry da queste parti, ok? Guardate, cluster settimanale, in zona 2120-2290, questo è un entry level tranquillo, perché se di fatto va a ritracciare fin qua su ipotesi poi di prosecuzione rialzista, questo si configura bene come entry level. Eventualmente lo stop si può mettere sotto al supporto inferiore che nasce qua a 1730, che addirittura si può includere nell'entry area un po' più grande, ok? E quindi a scelta, se si decide di ampliare l'entry area, si può addirittura decidere, visto che il prezzo medio di carico teorico si abbassa, si può andare ad abbassare anche lo stop a qua sotto, ok? Questi sono un po' i livelli da tenere sotto controllo e in considerazione, punto di vista personale. Tac, me lo salvo perché secondo me me lo chiederete molto spesso prossimamente, ma ci sta, perché è un periodo di fuoco per Cardano, quindi andare a fare qualche mossa speculativa, insomma, non è certamente una brutta idea. Torno subito da voi. Scusa Luca, ma l'abbonamento questo mese tocca ad Emiliano. Vabbè, ci sta, te lo concedo. Tra l'altro lo riporto presto, ho deciso, perché ci siamo trovati bene. Che ne pensi di Omega Bot di Mind the Chart? Grazie. Non l'ho mai provato, purtroppo, non ti posso dare una mia opinione, lo dovrei approfondire, ecco. Grande Luke, che ne pensi di Inge? Sono long dai 3 euro, è ora di vendere? Qua non interpelliamo la sfera di cristallo. Se vuoi io ti vado a vedere il grafico Inge BTC, che allora vediamo un po' come si sta comportando. Sta facendo un costrutto di lateralità che potrebbe essere un'accumulazione oppure un top, dipende un po' da come si risolve. Allora, statisticamente sembra più un'accumulazione che altro, perché ha un bel pennant, no? Un triangolo, lower highs, lower lows, no scusa, lower highs, higher lows, c'era qualcosa che non tornava, e addirittura a volte si dà per scontato, fino a prova contraria, che sia un'accumulazione, quindi long
stop loss, ad esempio, e passa la paura, no? Posizione anticipatrice molto classica. Quindi io ti direi, sinceramente, io se fossi in te, se avessi una posizione in Inge in questo momento, la terrei aperta, perché di fatto non c'è nessun segno ancora di inversione. Attenderei magari, ho una chiusura ad esempio qua sotto, chiusura però, attenzione, perché di fatto andrebbe a completare un costrutto di top. Al contrario, ripeto, non vedo ragione per andare a chiudere una posizione che potrebbe regalare altre soddisfazioni. Questa è un po' la mia opinione. Torniamo a BTC, che c'è aria di pump, mamma mia, è lì lì secondo me per dare una botta a rialzo che arriva non so dove, mi sembra veramente carico, vediamo. Ciao Luca, puoi dare uno sguardo a Solana? Molto volentieri. Solana, altra blockchain alternativa a Ethereum, che sta facendo parecchie cose. Hanno lanciato Radium Protocol recentemente, che è un pool, un protocollo classico di DeFi a pool di liquidità. C'è solo un problema su Solana: l'iperestensione. Mannaggia, cioè guardate quante settimane è, 2, 4, 6, 8... 9, 10, 10 settimane di verde, pelino estesa, che ne dite? Mi sembra un po' di sì. Quindi io personalmente attenderei un po' di storno. Potrebbe arrivare, nel senso, qua c'è un primo engulfing bearish che si è mangiato un po', che ha creato un top locale. Quindi se adesso, scenario ideale, cosa ho fatto? No, non volevo zoomare. Scenario ideale, ripeto, se andiamo a creare un po' di lateralità e poi facciamo un bel breakdown, potremmo andarlo ad aspettare dalle parti dei 20.000 sat, quindi da queste parti qui, vedete che bel pool di domanda che c'è, e questo è un primo potenziale entry. Altrimenti, ripeto, è un po' troppo estesa, cioè mi spaventa un po' dal punto di vista rischio rendimento. Torniamo a noi. Ma sapete che accade il 13 marzo? Che ne parlavano su Discord? Oddio, non lo so, no. Cosa succede il 13 marzo? Boh, non saprei. Ciao Luca, è la mia prima live e volevo farti davvero i complimenti. Sei super in gamba. Volevo chiederti, grazie innanzitutto, è un piacere e benvenuta alle live. Volevo chiederti se potevi fare un commento in volata su BETH e come si prospetta potenzialmente Ethereum 2.0. Allora, Ethereum 2.0 si prospetta bene e lontana, nel senso che manca ancora un bel po' di tempo prima che la potremo vedere, e però io credo che stia andando abbastanza bene, cioè c'è fiducia, ci sono più di 100.000 nodi validatori già, il che vuol dire 32 per 100.000, 3 milioni e 200.000 Ether vincolati, il che dimostra di fatto fiducia da parte della community. Poi, che dire, BETH di per sé è uno strumento parzialmente speculativo, perché tu su Binance vai a depositare appunto i tuoi Ether per avere la rendita di Ethereum 2.0, però ti esponi all'andamento di BETH, che di fatto ha dimostrato di non essere sempre esattamente al pari con Ether, ok? Ultimamente è arrivato più o meno in pari, è iniziato male ma è arrivato bene, sono curioso di vedere come sarà il suo andamento. Di fatto tu poi, una volta che hai BETH, hai due alternative: la prima, di lasciarlo su Binance e farlo rendere, quant'è che rende al momento? Andiamo a controllare, mi pare che sia sull'8% annualizzato, vediamo, staking Ether 2.0, stiamo sull'8.7, quindi sì, più o meno per cento. E oppure ci sono altre possibilità, ok? Ad esempio su PancakeSwap, se non erro, ci dovrebbe essere il farm BETH ETH. Dunque, fammi controllare, che tra l'altro è pressoché privo di impermanent loss e c'ha un APR del 32%, quindi questa è un'altra alternativa. Altrimenti abbiamo su AutoFarm, anche lì c'è BETH, perché tramite Venus ottiene un gran bel APY, se non ricordo male. Fammelo trovare, dov'è? Non c'è più. Oddio, non c'è più, è scomparso, è saturato, no, c'è ETH-BETH. C'era anche BETH da solo su Venus, l'hanno tolto, l'hanno decollateralizzato, no, mi sembra strano. Magari è saturo, non vorrei che il pool fosse saturo, perché qua non lo vedo più. Mi ricordo che c'era anche qui con un 30 e qualcosa per cento di APY, non so come mai, ora non si vede più, ma forse è saturo, non lo so, ripeto. In ogni caso, altrimenti c'è PancakeSwap che ti dà un bel 30 e qualcosa per cento, la coppia BETH-ETH. E queste sono le possibilità.
Quindi questo è quello che si può fare. Allora. Cosa ne pensi dell'azione Riot Blockchain? La conosci? Segue l'andamento di BTC? Guarda, ti dico la verità, le azioni che seguono BTC sono forse fin più volatili di BTC, quindi io preferisco BTC stesso, ecco. Ciao Luca, oggi tutti super gasati perché BTC è risalito e ha puntualmente spinto verso l'alto tutta la baracca. Sì, quando fa vedere un po' di gas Bitcoin, di fatto tutti seguono. Finalmente sono riuscito ad esserci in live, ma benvenuto anche a te. Ciao Luca, per fare un pack di circa 9.000 su Bitcoin e Ether, inizieresti oggi o aspetteresti qualche altro giorno? Allora, io ti dico la verità, personalmente se il pack è un pack senza nessun tipo di variante, variabile, cose particolari, non cambia nulla iniziare oggi, domani, tra un mese, perché di fatto tu ricordati che non sai prevedere il futuro, è quella una delle ipotesi di base, no, su cui si basa il pack, e quindi personalmente non vedrei troppa differenza tra l'iniziarlo un giorno oppure un altro. Ciao Luca, avrei una domanda un po' più tecnica che riguarda le impostazioni del bot per strategia trend follower. Dici che è possibile impostare gli alert alternativamente su once per bar close o once per bar. Impostandoli con once per bar si può verificare uno sfasamento tra codice della strategia e posizioni aperte. Esempio, dunque vediamo... Dunque, di fatto, io mi ricordo che sono cambiato, c'è stato anche un aggiornamento delle policy di TradingView su queste cose, sull'erogazione. Tra l'altro adesso si può mettere anche gli alert direttamente sulla strategia, cosa molto più comoda, e non più sugli studies. Facciamo così, parliamone, visto che è una cosa un po' tecnica per pochi, parliamone su Discord nella sezione quella bot trading algoritmico, dove parliamo soltanto di bot, così ci capiamo meglio, ecco. Ciao Luca, è possibile che MicroStrategy sia così pazza da rischiare ulteriori acquisti se non avesse una strategia di lungo? Guarda, io ti dico la verità, sicuramente, cioè MicroStrategy avrà una strategia, anche perché si è indebitato per acquistare Bitcoin, e quindi io mi auguro che abbia una strategia ben concreta. La mia opinione è che comunque sta cercando in tutti i modi possibili di cavalcare l'hype e di generare hype, quindi questa secondo me è uno dei pilastri principali della sua strategia, ecco. Sushi vuole creare Sushi Swap su Solana, hai mai utilizzato Solana per esempio su Radium? In realtà no, non l'ho mai utilizzata Solana, mai. Due parole su Phantom, volevo buttarci qualche spicciolo a settembre quando ho sentito che c'era dietro Cronje, ma poi ho guardato la piattaforma e non c'era quasi nulla, così ho lasciato perdere, bella mossa. E in effetti Cronje sta facendo multichain.xyz, che è una sorta di bridge, aspettate che magari lo riusciamo ad andare a vedere, multichain... XYZ. È un bridge che permette di saltare da una blockchain all'altra, in sostanza, ecco, fare uno swap da una blockchain all'altra, e è un progetto molto interessante che mira proprio a svincolare la DeFi da solo Ethereum e andare a finire magari anche, ad esempio, appunto su Phantom o su altre blockchain. C'è in programma di ampliare questo ecosistema, ecco. Sicuramente Cronje ha interesse nell'espandere, nell'integrare sempre più piattaforme alle sue amate, no? Da Yearn a tutto l'ecosistema di Yearn che gli gira intorno. E lo stesso poi vale per Uniswap, SushiSwap, che vogliono un po'. SushiSwap ovviamente su Solana ci andrà di sicuro, perché c'è dietro Sam, no? Di FTX, che ha dentro fino al collo anche a Solana, Serum e tutti quegli altri progetti lì. Quindi si integreranno senz'altro, cioè sul lungo termine io li vedo molto legati a Solana, ecco. E Phantom al contrario è più di Andre, nel senso è più lui che è interessato a Phantom. Ci sono stati un po' di inconvenienti su Phantom, ho visto, ad esempio per alcune ore non ci sono stati nuovi blocchi perché hanno avuto dei problemi i validatori. Io tecnicamente non so esattamente cosa sia successo, ma so che qualche piccolo screzio ce l'hanno avuto, ecco. E ti dico, bisogna approfondirli un po', ne vale la pena. Le blockchain alternative sono al momento forse troppo hypate, dico la verità, perché col problema delle fee di Ethereum si tende a sopravvalutare tutte le altre blockchain, chi più chi meno ovviamente, perché alcune come Solana, Phantom e altre hanno dei progetti già avviati e funzionanti, altre no, e quindi insomma vale la pena un po' seguirle, sì, buttarcisi dentro secondo me potrebbe non essere il momento migliore perché siamo un po' in hype, ecco. Ciao Luca, ti ho scoperto su YouTube, mi sono iscritto al canale Telegram ed eccomi qua.
Ebbene, benvenuta, è veramente un piacere. Hai fatto bene anche a entrare su Telegram perché ultimamente stiamo crescendo tanto, cerco di condividere un po' di chicche. Adesso ho iniziato anche il percorso sul trading intraday, di cui magari tra poco vi mostro il secondo trade, che è quello di oggi, che cerco di farne più o meno uno al giorno per migliorare e condividere con voi il mio percorso, nonché come è fatto ad esempio un trading journal, per insomma condividere con voi, concretizzare alcuni concetti che abbiamo sempre lasciato un po' in sospeso, come quelli dei setup, del rischio rendimento, del trading journal, eccetera eccetera eccetera. Grande Oscar che ha stampato un euro, guardate come la stampante della Fed fa brrr. Puoi dire la tua sul grafico Stellar euro, tra poco ci arriviamo. Volevo solo dire un'ultima cosa, amici, uniamo le forze, siamo quasi a 50.000 su YouTube e io voglio raggiungere insieme a voi quel risultato, perché mi gaserebbe in una maniera incredibile. Voglio arrivarci prima che Bitcoin arrivi a 100.000, prima che Bitcoin arrivi a 60, che potrebbe essere da un momento all'altro. Quindi vi chiedo, iscrivetevi sul mio canale se mi seguite, se mi guardate, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi, ve lo chiedo come unione delle forze di tutti quanti, perché vedo che molte visualizzazioni arrivano dai non iscritti. Quindi seguitemi, avrete tanti contenuti spero interessanti e in più mi gaserete ai massimi. Allora, Stellar Euro abbiamo detto, coppia molto particolare, ma andiamola a vedere. Allora, sta seguendo anche lei un po' l'hype di Bitcoin, oserei dire. Sarebbe interessante vedere anche Stellar Bitcoin per confrontarli, perché di fatto questo grafico Stellar Euro non dice altro se non, beh, c'è un rischio falso breakout qua innanzitutto, che è stato al momento perso. Io prendo il dato di Kraken, non so poi se ce n'è di migliore oppure no. E abbiamo un cluster di supporto qua sotto in zona 22-25 centesimi, ok? Che stiamo un po' andando a sfiorare, che teoricamente potrebbe essere un long, un entry long, perché vedete che è anche confermato storicamente da queste aree. Però io farei un attimino un passo indietro e cercherei di capire se questo andamento rialzista è dovuto esclusivamente a Bitcoin o davvero anche a Stellar, e quindi darei un'occhiatina al grafico Stellar Bitcoin. Allora, Stellar Bitcoin, come vedi, è molto diverso da Stellar Euro e di fatto mostra anche lui un possibile top molto pericoloso. Qua, tac, vedete, abbiamo un top triplo a 1000 sat, 1080 sat, questa zona 1, 2 e 3. E poi c'è stato un bel engulfing bearish settimanale, clusterino di lateralità, e adesso c'è da vedere un po' in che direzione andiamo. Qua sembra molto meno long la situazione, come vedete, perché allungare dopo un triplo top e un engulfing bearish a conferma è un po' più difficile. Quindi io aspetterei su un grafico del genere dei segni di domanda un po' più chiari, no? un po' più ben definiti, come ad esempio un breakout da quest'area di fatto, oppure, se lo vogliamo anticipare, esempio uno storno e un engulfing bullish, che qua va a far vedere domanda e crea una sorta di range low in questa zona con un triplo bottom. Allora lì sì che si può cavalcare questa onda e andare a puntare l'attacco di nuovo alla resistenza, nonché l'eventuale breakout, oppure attendere il breakout. Fino ad allora la trovo molto meno appetibile, ad esempio, di Bitcoin, perché nonostante il grafico in euro sia bullish, come abbiamo visto poco fa, vedete che il grafico Stellar Bitcoin è molto meno bullish, e quindi io propendo per Bitcoin stesso. Allora, eccoci qua, tac. Procediamo. No, ma che dead cat, niente, andiamo to the moon, qua sono tutti super gasati, ve l'ho detto, incredibile. Per me potrebbe arrivare massimo a 54k per poi tornare a 40k. Curiosa questa cosa, quindi un lower high e poi via di dump, non lo so. Penso sia un falso movimento, per meglio dire potrebbe lateralizzare per un breve periodo. Ecco, anche la lateralità non sarebbe male come scenario, che dici, entry point su 1 inch? Io sono entrato su 1 inch proprio ieri, e non sta neanche andando benissimo. Io ero tutto gasato, ma poi si è mangiato il breakout, quindi mi sa che va a finire in stop loss. Io ho lo stop loss più o meno qua sotto in caso di chiusura giornaliera, e mi sa che mi tocca. Era da un po' che non prendevo uno stop loss, quindi è giunta l'ora per me di prendermi un bello stop loss. Peccato, perché di fatto aveva un bel setup, aveva rimbalzato in una zona di domanda,
poi aveva fatto il breakout da questa prima resistenza, aveva chiuso fuori, però subito dopo, ahimè, l'ha perso. Quindi qua si vede, no, l'importanza che a volte ha l'attendere una conferma, però capite bene che anziché fare questo movimento avrebbe potuto fare questo movimento, oppure, che ne so, andare direttamente in alto, e quindi uno dice ok, sì, tu aspetti la conferma, magari ti eviti il falso movimento, però ti perdi il potenziale pump. Quindi capite bene che il trading è sempre fatto di compromessi, purtroppo, e quindi questo è uno di essi. Vediamo un po' come finirà. Se mi piglia lo stop loss, pace. Anche questo fa parte del gioco. Secondo me è una bull trap, visto i volumi e l'analisi on chain, exchange inflow in aumento. È interessante anche questo, vediamo, perché di fatto magari questo pump ha incentivato un po' di depositi sugli exchange e qualcuno a dumpare nel caso in cui non avesse ancora dumpato. Cosa mi sai dire su Autofarm? È affidabile? Allora, io ti dico la verità, ci voglio fare un video, dunque domani non lo so se ce la farò, forse no, forse sì. Beh, o domani o giovedì, che sono i due giorni della settimana dedicati ai video, io volevo fare un bel mega video dedicato alla Binance Smart Chain con un tutorialone proprio dalla A alla Z, che parte dal deposito su Binance fino, cioè dal prelievo da Binance alla Binance Smart Chain, come configurare MetaMask, come andare a mettere liquidità nel pool, cosa vuol dire usare un pool, quali sono i benefici, i rischi, i rendimenti, come misurarli, come farli, come toccarli con mano, tutte queste cose, più magari un piccolo elenco rapido delle piattaforme migliori sulla BSC. Non lo so, cosa ne dite? Sarà un mattone terrificante di mezz'ora a 40 minuti, però guai a voi se poi non lo guardate, perché me l'avete chiesto in un sacco, quindi io credo che lo farò, ne varrà la pena, dai. Ciao a tutti, ciao Luca, prima live, evviva, mi merito una risposta, altro che, benvenuto innanzitutto. Cosa ne pensi dell'Omega Bot del grande Marco? Guarda, ti dico la verità, mi sa che mi tocca provarlo adesso, se me lo chiedete tutti. Cioè, Marco è in gamba, quindi così a pelle direi che mi sembra una cosa buona, però non l'ho mai provato, quindi non me la sento di espormi in questa maniera. Qui stiamo andando a fare ping pong tra 45 48 49k, possibile anche quello, un po' di lateralità, che poi ti dico, se dovesse lateralizzare qua dentro non so se sarebbe una cosa bellissima, perché andrebbe a fare un top abbastanza importante. Se credi nel modello Bitcoin, non è un po' incoerente coprirsi con short se tanto si ritiene sul lungo termine quotazioni molto più alte? Ma guarda, è vero, nel senso, si potrebbe evitare, però visto che comunque io passo abbastanza tempo a seguire i grafici, a seguire i mercati e ho tempo di gestire le posizioni, durante le fasi di ritracciamento il mio obiettivo è proprio coprirmi con degli short allo scopo di andare ad accumulare più Bitcoin durante la fase ribassista. Poi mi chiudo il mio short, tengo, che ovviamente, attenzione, lo short di copertura è molto ridotto rispetto a quelli che detengo, sia chiaro questo punto, non è che sono net short, attenzione, non lo sono quasi mai stato, ad eccezione di poco tempo durante l'ultimo bear market, ma se no tendenzialmente io sono sempre net long, e quindi quello mi permette di andare a grattare qualche altra frazione di Bitcoin durante le fasi ribassiste, cosa che a cui tengo molto, perché poi nell'holdare mi trovo con più satoshi in tasca, che quella è la mia assoluta priorità. Ciao Luca, le tue coperture short le apri in leva? A volte sì, ma ti spiego il perché. Per detenere meno capitale sull'exchange, quindi io utilizzo una leva ridotta, ovviamente non dei 20-30 per, perché sennò rischio di essere liquidato, però se usassi una leva 1 per capirci, e volessi shortare un controvalore pari a 3 bitcoin, dovrei usare 3 bitcoin come collaterale. Magari uso una leva 3 per, 2 per e uso la metà, stando attento ovviamente a non farmi liquidare, questa è una cosa fondamentale. Però se si usa come collaterale Bitcoin è più difficile farsi liquidare, perché di fatto ti cresce di valore il collaterale insieme al pump, quindi è un modello un po' particolare, che è anche il motivo per cui io tendo a usare gli short di copertura anziché i take profit netti, cioè mi aiuta di più a quantificare quelle variabili lì.
Vietato shortare Bitcoin. È la nuova regola. Bisognerebbe creare un exchange dove si può solo comprare e non vendere. Vi immaginate? Tutti volevano i 40k, ricompreranno a 60k. Guarda, una cosa che ho imparato è che quando tutti si aspettano una cosa, che sia un rialzo, un ribasso, un livello specifico, accade il contrario, oppure sicuramente accade qualcos'altro. Grande Luca, complimenti, come sempre ottimo lavoro. Sto imparando tanto dai tuoi video, mi fa veramente piacere. Ho una domandona, vai. I miner stanno già pensando al futuro del mining, visto che Ether con il passaggio a 2.0 non sarà più minabile. Nei subreddit si parla tanto di RVN e CFX, che non li conosco, Ravencoin e Conflux, come prossime coin di principale interesse per minare. Secondo te come impatterà sta cosa? Potranno essere nuove coin con un futuro stabile? Il progetto di Ravencoin mi sembra molto valido. Guarda, è un tema interessante quello di dove andranno i miner di Ethereum dopo Ethereum 2.0, però secondo me è presto per trattarlo. Cioè Ethereum 2.0 si parla di una coin che cioè di una blockchain, scusate, di un upgrade che ci sarà nel giro di anni. E caspita, cioè pensate a tornare indietro ad esempio anche solo di 2 anni. Vi immaginereste mai Polkadot, il cross chain, la Binance Smart Chain, la DeFi in questa maniera? Cioè come si fa a prevedere cosa accadrà tra 2 anni? Cioè è tutto talmente un divenire che l'unico modo è proprio seguire un po' alla volta, a mio personale parere. Sondaggione, se Bitcoin riparte, Dominance va su o va giù? Bella domanda anche questa, eh? Bella domanda anche questa. Quindi alt season continua o alt season termina? Cosa che al momento rimane laterale, eh? Vi ricordate che noi l'avevamo esaminata un po', io avevo un po' chiuso, avevo chiuso tutte le posizioni in altcoin prima di riaprire la provvidenziale posizione su One Inch, che mi ricorderà perché avevo chiuso le posizioni in altcoin, e proprio perché avevamo visto che il trend ribassista della dominance si stava un po' esaurendo ed era passato in lateralità. Quindi adesso dipende un po' tutto da breakout, breakdown, e in base a questo vedremo se avremo un'altra alt season, che se insomma da qualsiasi parte dovesse rompere, secondo me ci sarà almeno un trend che potrebbe durare almeno un mesetto, mi aspetto, dopo un consolidamento del genere. Quindi se dovesse rompere a ribasso, caspita, iniziamo pur subito a goderci l'alt season. Se dovesse rompere a rialzo invece bisogna rimanere assolutamente fuori da posizioni in altcoin speculative. Questa è un po' la situazione attuale sulla dominance. Poi anche qua ci si potrebbe speculare per ore. Allora, eccoci, andiamo avanti. Allora, dove siamo finiti? Mi sono ancora perso. Ma una classifica shitcoin aggiornata, e adesso la facciamo, perché nel frattempo si accumula. Ciao Luca, prima live, grazie del tuo lavoro, benvenuto innanzitutto. Una domanda, su Binance è possibile suddividere il portafoglio in più sottoportafogli come con Coinbase? Grazie. È possibile fare i sub account, non so se è questo che intendi, ma i sub account si possono fare. Bisogna, se non erro, no, non bisogna neanche sentire il support forse, o forse sì, non lo so, non mi ricordo, però so per certo che si possono fare, ecco. Bitcoin sta aspettando che metti gli occhiali del pump. Dove li ho messi? Dove li ho messi? No, mi sa che non ce li ho sotto mano. Non ce li ho sotto mano. E no, non oggi, quindi dovrei ancora aspettare. Facciamo così, se mi va a rompere questo cluster in zona 50k, no, sotto i 50k, al prossimo live mi presento con gli occhiali del pump, sappiatelo. Ciao Luca, puoi dare un'occhiata a Matic e FTX? FTT? Oh yes, FTT è sempre una goduria da guardare. FTT sta lateralizzando in una zona che è il suo attuale massimo e quindi questa potrebbe essere una nuova accumulazione versus BTC, attenzione, vedete, tac. C'è da vedere se rompe a ribasso oppure se va to the moon, e eventualmente vale il discorso che abbiamo fatto prima. Rialzo, lateralità, statistica dice più probabile accumulazione, quindi è possibile andare a costruire una posizione long all'interno del range, stop loss in caso di chiusura fuori dal range sotto chiusura, e altrimenti via col trend, ok? Questo su BTC. Su USD ormai siamo a $30 e veramente, cioè
Pazzesco, FTT, pazzesco. Io non so chi di voi mi segue da tempo immemore, secoli e secoli fa, adesso non lo so, forse lo riusciamo anche ad andare a recuperare. Io avevo fatto un video 6.000 secoli fa, se cerchiamo FTT forse salta fuori. Eccolo qua, l'avevo fatto un bel po' di tempo fa e avevo buttato lì 10 per come clickbait ovviamente, ma di fatto non si è rivelato un clickbait e avevo spiegato un po' anche il cosa mi aveva spinto a investire in FTT e perché mi gasava così tanto. Non lo so, sicuramente chi di voi l'ha visto magari ha trovato uno spunto interessante e si è goduto anche lui il rialzo. Ve lo auguro, ovviamente. Che canzoni canti ai 50k? Meglio che non canti niente, perché altrimenti lo faccio dampare tempo zero, fidatevi. A 50.000 iscritti, live di coppia su Twitch con la Nappi. Potrei invitarla, adesso glielo chiedo, chi lo sa. Vedete che poi candele verdi ovunque, assolutamente ovunque. Quindi iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi. Attento a dire 100k, che al giorno d'oggi basta una parola per farceli arrivare. Ma io non scherzo, perché se domani, non lo so, salta fuori che davvero, per dire, Apple ha acquistato Bitcoin, cioè è un secondo che fa una botta rialzo e il mio, lo vedi bene il mio, la mia copertura short che fine fa. Allora, avevate chiesto anche Matic però e io non voglio trascurarvi. Allora, Matic, come tutti i layer 2, è overextended, attenzione, perché i layer 2 adesso, come le blockchain alternative, sono un po' oggetto di hype. Bisogna fare attenzione all'hype, nel senso, è una tecnologia funzionale, sì, è una tecnologia destinata a crescere, sì. Proprio per questo non bisogna, cioè se ci si vuole investire perché si crede nella tecnologia, non bisogna farlo nei momenti di hype, mi spiace, bisogna capirlo prima o comunque fare una strategia di mediazione del prezzo nel tempo, non cavalcare queste ondate, perché al momento ha fatto qualcosa come 5 per su Bitcoin nel giro di pochi mesi, di più anche, quindi insomma, non siamo overhyped, come si suol dire. Attenzione, attenzione a non farsi male, ecco. Dunque, 49 minuti, direi che è proprio il momento di andare a vedere un paio di graficini. Ok, mi spiace, avete un sacco di domande fatte, ma torno dopo. Con la Nappi tutti rialzisti, dici proprio bene, tutto si alza. Allora, partiamo da BTC. Avevamo già introdotto un po' l'analisi all'inizio perché di fatto non è che ci sia molto altro da dire, però esploriamolo più da vicino. Abbiamo un supporto che sta tenendo, che è 45k, vi ricordate? Ne abbiamo parlato l'ultima volta, abbiamo detto è l'ultimo baluardo prima dei 40, cioè se lo perdiamo arriviamo come target ai 40, guardatelo, è proprio quello appena sotto, si vede bene. Ci sono questi due top che lo delimitano, c'è anche questa liquidità fino ai 42 in teoria, però di fatto l'area di interesse, l'area di supporto è 39,40.5, giù di lì, il livello medio, il prezzo medio è 40k. Quindi dobbiamo far sì, cioè dobbiamo, per sostenere il bull case deve tenere questo baluardo 45k, ok? Fin tanto che tiene e si presenta domanda, i bulls sono ancora in gioco. Sono ancora in gioco cosa vuol dire? Non vuol dire che andiamo a fare nuovi massimi, to the moon, eccetera, perché anche i bears sono belli attivi in questo periodo e lo si vede molto bene dal fatto che si sono formate una e una due resistenze. Queste resistenze ce le dobbiamo mangiare se vogliamo recuperare terreno insieme ai bulls, se vogliamo che il prezzo ritorni un po' ad avere un andamento piacevole, un andamento rialzista, perché per il momento abbiamo un brutto andamento, una punta. Le punte sono sempre brutte perché di fatto probabilisticamente si risolvono in due modi. Il primo modo è un'inversione. Quando c'è una punta del genere, quindi un massimo puntiforme o un minimo puntiforme, perché vale anche al contrario, è difficile, capite bene, fare un higher high nel giro di poco, perché c'è molta strada da fare. In questo senso, da adesso al top abbiamo un più 20%. Non è proprio dietro l'angolo, capite bene, soprattutto data la forte direzionalità dell'offerta negli ultimi giorni, ok? Una punta non è mai una bella formazione. Recuperare quanto perso, nell'ambito ovviamente ribassista, che è questa specifica punta, da una punta stessa, richiede tempo, richiede impegno,
impegno richiede costanza da parte della domanda, cosa che se appunto viene a mancare non sussiste. E quindi la punta diventa un'inversione quando poi si vanno a fare dei lower highs, lower lows e si continua così. La possibilità numero due invece è quella migliore, è che la punta diventi inneschi, ecco che partono botta a caso, inneschi una fase laterale. Per quale motivo? Perché ripeto, abbiamo la punta che è difficile recuperare. Nulla è impossibile, ripeto, perché magari domani fa così e dopodomani così. Però capite bene che, ecco, è un po' anomalo come andamento. Bitcoin non smette mai di stupire, però è abbastanza anomalo un pump del genere. Quindi è altamente più probabile che adesso andiamo magari, caso bullish, a cercare l'high, non troviamo l'higher high, magari troviamo un lower high e andiamo a fare un po' di lateralità che potrebbe protrarsi per settimane barra mesi, tutto è possibile. Queste punte qua sicuramente scuotono il mercato, lo paralizzano un attimino, lo devono fare riassestare, a meno che non ci sia una quantità di domanda spropositata pronta a fiondarsi dentro e a recuperare i massimi nel giro di poco. Quindi bisogna un po' prepararsi soprattutto a questi ultimi due scenari che dicevamo. Lo scenario di breakdown è lo scenario che vede la perdita dei 45k e quindi è lo scenario che al quale ci si trova pronti nel caso in cui o si ha fatto take profit, o si ha copertura short, o addirittura se si specula, se si è net short, ovvero se si specula sul ribasso, insomma per chi fa trading questo, non di certo per rivolto a chi investe. Come si può andare a posizionarsi short, a fare delle coperture short? Allora, io la prima l'ho aperta su questo cluster, sul bearish retest di questo cluster, in questo punto, e al momento dicevo, se avevamo detto, se le chiusure dei giorni scorsi erano sopra i 45k e non c'era prevalenza di domanda, quindi in sostanza se rimbalzavamo un po', il che faceva pensare alla formazione di una sorta di range qui dentro, e non prevalenza di domanda, che è quello che è accaduto oggi c'è prevalenza di domanda, allora si può addirittura pensare a fare un compounding short già qui, altrimenti il prossimo scenario short è al breakdown dai 45k, ok? Perché di fatto abbiamo fatto il low, adesso andiamo a cercare l'high, vediamo se lo troviamo, dove lo troviamo, quando lo troviamo, breakdown, abbiamo il lower low e quindi ulteriore setup short. E nel frattempo, mannaggia no, non volevo spostarlo, nel frattempo facciamo correre la copertura aperta in precedenza, ok? Quindi questa è la possibilità. Con una candela del genere, un engulfing bullish che mostra parecchia domanda, io non me la sento di coprire short di nuovo qua, preferisco aspettare che o si sgonfi, quindi vediamo che ne so, oggi chiudiamo qua a metà, oppure se uno sta dietro con speculazione anche sull'intraday può andare a guardare, a zoomare sull'orario, sulle 2 ore, le 4 ore e cercare un costrutto di top locale qua da queste parti e andare ad aprire lo short lì, non lo so, anche quella è una possibilità, oppure andare ad aspettare, ripeto, il breakdown dai 45k o il prossimo test di questa zona di low. Se andiamo a recuperare al contrario il cluster 49-50k, questo è uno scenario di domanda, scusate, perché andiamo a fare un piccolo bottom qua sotto, andiamo a recuperare già quest'area qui. E quindi qua si fa uno step successivo. Allora, addirittura è possibile già chiudere la copertura short, perché la regola della copertura short che io faccio è che la chiudo al primo setup long, perché il macro è bullish, io sì voglio la copertura short per seguire l'eventuale ritracciamento, ma se iniziano a palesarsi dei setup long non ha senso che io rimango coperto short, prendo il profitto che ho fatto, eventualmente riapro la copertura più avanti se sarà un falso setup, un falso movimento, quello che è, ma nel momento stesso preferisco non rimanere esposto in quella direzione. Ecco, pertanto, se adesso andiamo a fare oggi una candela che chiude qui, per dire, io mi sa proprio che la chiudo la copertura short, perché questo è un setup long, è una domanda su un livello di supporto importante che si fa vedere e rompe subito l'ultima resistenza costruita, rompe questa zona di range, recupera quest'altro livello
livello e quindi si va di nuovo a sfidare poi la resistenza sui 52k, il cui esito diventerà determinante per decidere se andare a riaprire eventualmente la copertura short con più dati alla mano, quindi altra offerta che respinge, un falso movimento, assorbimento, addirittura riperdita di questo livello che è un altro segnale di short e così via, oppure addirittura il reclaim anche di questo livello, e qua si ritorna assolutamente sul bullish perché di fatto recuperiamo entrambe le resistenze formate, non ci sono più resistenze se non il top. Quindi in questo caso l'offerta c'è stata, ha scaricato, arriva la domanda che assorbe, siamo più o meno in equilibrio e siamo in lateralità fin tanto che non c'è di nuovo squilibrio da una parte o dall'altra. Lateralità in un contesto macro bullish ovviamente non dà ragione di essere coperti short e di voler seguire uno scenario ribassista, perché di fatto il macro, ripeto, è estremamente bullish. Questa è la mia visione su Bitcoin, i livelli da tenere sotto controllo sono quelli nel modo in cui abbiamo detto poco fa, quindi molto molto easy, segnale molto bello quello di oggi, vediamo se si esaurisce subito oppure no. Nel caso in cui si esaurisca subito, ahimè, è un segnale di incremento di copertura short, stiamo a vedere. Poi sull'intraday, no, in realtà l'ho fatto su Ethereum sull'intraday, quindi facciamo prima un'analisi di Ethereum Bitcoin, che ne dite? Ethereum Bitcoin mi sta iniziando a piaciucchiare un po', perché guardate cosa ha combinato su questo supporto intorno agli 0.03 qua giù, questo che è un cluster, cioè un pool in realtà, domanda 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 e via, cioè scusate, offerta domanda domanda, al momento domanda, guardate 1 e 1.2 con assorbimento immediato. Questo denota palese domanda, però non è sufficiente per longare, per quanto mi riguarda, per qualcuno magari sì. Cos'è che mi spingerebbe a longare? Il reclaim dei 335, il famigerato 335, qua su, quindi andiamo su, tac, reclaim, long. Per me questo è uno scenario di long, quindi lo sto seguendo con molta, molta attenzione. Di One Inch ne abbiamo già parlato, purtroppo falso movimento che mi ha trappato alla grande, e adesso vediamo se mi piglio lo stop loss oppure no. Peccato, perché veramente aveva tutti i numeri One Inch per fare un bel movimento rialzista. Vi terrò aggiornati sicuramente. La dominance l'abbiamo già vista. Di altro cosa c'è da vedere? BNB forse, che di nuovo ha avuto un bel pump oggi, però di fatto vedete, ecco, questo è un altro esito visto più da vicino. Guardate, andiamo sulle 4 ore. Qui abbiamo la punta, tac, punta, e vedete che poi si è evoluta in lateralità, perché una punta del genere, che qua sembra poco, ma in realtà anche qua vedete un 30%, e c'è il picco e l'offerta subito che vanno a formare la famigerata punta, quella che vi dicevo prima su BTC. È difficile da recuperare e quindi va a paralizzare un attimino il mercato, va un attimo a frenarlo. Un'altra strategia efficace, ve la butto lì visto che ne stiamo parlando, in prossimità del formarsi di una punta per coprire la posizione, potrebbe essere l'utilizzo di covered call, quindi di vendita di opzioni call, perché diciamo il mercato si paralizzerà. Gli esiti più probabili sono ritracciamento o lateralità. Cosa vi viene in mente da fare quando ci sono questi due esiti più probabili? Vendere delle call, perché vendi la volatilità e vendi soprattutto il delta, nel senso sei delta negativo, perché di fatto se Bitcoin rimane stabile oppure decresce, tu incassi il premio delle opzioni che hai venduto e guadagni, cioè copri un po' la tua posizione. Con strike price, ad esempio, dalla metà di questa, cioè strike price si potrebbero avere un po' qua, un po' qua, un po' qua, cioè in quest'area qui, ecco, nella zona di massimo, secondo me. Adesso magari è tardi, si sono già deprezzate quelle opzioni lì e si guadagna molto meno, però nel momento in cui si hanno queste due punte, cioè si ha la formazione della punta, può essere un buon momento per andare appunto a fare la copertura di covered call, via covered call. Intraday, allora intraday, visto che ultimamente sto condividendo con voi il mio percorso appunto di trading intraday con il journal, dove vi mostro un po' cosa faccio, cosa non faccio, perché in tempo reale su Telegram, e lo aggiorno poi su questo piccolo sheet, su questo Google Sheet, che non c'entra con le shitcoin, è sheet inteso foglio,
Vi mostro un po' le posizioni che apro, i setup, come funziona, perché, per come, come le modifico, se le modifico, eventuali commenti con il link alla, alla posizione, vedete, in modo che voi lo cliccate e vedete qual era il setup, qual era il senso e così via. Oggi ne ho aperto un'altra su Ethereum, uso PrimeXBT, non so se l'avete visto, vi do una scillatina al mio referral link, uso PrimeXBT perché non c'è il funding, ha le fee molto basse, però attenzione a non tenere aperta la posizione di notte, perché essendo un trading di CFD su PrimeXBT c'è l'overnight fee che va un po' a rovinare la posizione, quindi io di solito lo uso proprio sull'intraday per quello, perché come commissioni e senza funding è la cosa forse migliore, il compromesso migliore. Il trade di oggi su Ethereum era finalizzato, in realtà è ancora, anche se ormai lo elimino per non finire in overnight, di andare a pescare la liquidità qua dentro sui 30 minuti, non so, magari non vi interessa, ditemelo se non vi interessa sta cosa, così la prossima volta non la faccio più, però abbiamo un macro più o meno neutrale, guardate, le 4 ore, high time frame uso le 4 ore, low time frame i 30 minuti, sulle 4 ore abbiamo questa punta, possibile bottom quindi, e vedete che c'è molta voglia di reversal, quindi ho detto boh, neutrale ma con direzionalità positiva rialzista. Andiamo a vedere sul low time frame, abbiamo questa zona, vedete, prima dell'area di top attuale, e sotto c'è della liquidità, cioè si vede, no? Vedete, ci sono due shadow così, e quindi ho detto sa, nel caso in cui dovesse fare un bel flash crash fin lì, andiamo a prendere la liquidità e mettiamo già un take profit. È un trade veramente iper aggressivo questo, pazzesco, tant'è che ho ottenuto come rischio R mezzi, size di metà del solito. E take profit nell'area di congestione, stop senza una particolare logica, perché se lo mettevo qua avevo un rischio rendimento pessimo, quindi l'idea è proprio di prendere un rimbalzo istantaneo. È talmente aggressivo che ho deciso di mettere il size a metà proprio per questo motivo, perché c'è lo stop senza particolare logica. Comunque questo solo per scillarvi il mio percorso di trading intraday, se vi dovesse interessare si va un po' a chiarire i setup, come fare un trading journal, come tenere sotto controllo l'operatività e così via, ecco, è una cosa che forse potrebbe interessarvi, forse no. Amici, vi ringrazio di avermi seguito, di aver avuto la pazienza di rimanere con me fino alla fine. Io, detto questo, vi saluto perché abbiamo superato abbondantemente il timestamp di un'ora. Tenetevi le domande per mercoledì. Sapete che mercoledì non sono certo di essere live, perché forse ho un impegno. E però se non sarò live non vi preoccupate che vi farò la videoanalisi, non live, ma comunque vi lascerò lo spunto di riflessione. E poi ci vedremo venerdì, non vi lascio senza video. Abbonatevi al canale se siete utenti di Amazon Prime, perché mi potete fare questo grandissimo piacere tramite Prime Gaming, si chiama ora non più Twitch Prime, potete abbonarvi al mio canale, appunto farmi una piccola donazione per voi a costo zero. È la cosa che mi piace di più, quando non devo spillarvi nulla e potete sostenermi. E basta, detto questo vi saluto per davvero, teniamo sotto controllo quei livelli su Bitcoin, seguiamo con molta attenzione i layer 2 di Ethereum, l'evoluzione delle varie piattaforme che permettono di sgravare a Ethereum le gas fee e l'onere delle transazioni on chain sul livello 1, quindi occhio a Optimism per chi vuole andare ad approfondire, occhio ai vari layer 2, ripeto, occhio a AP1559, che anche quello è interessante, ma ne abbiamo già parlato più volte. Di nuovo un carissimo saluto, buona serata a tutti e alla prossima!